Siamo ora passati al secondo gruppo in gara quest'oggi per la competizione individuale. Le immagini scorrono sulla ginnasta russa Strageva, che presenta una composizione moderna dal punto di vista coreografico e molto particolare. Ha una notevole carica espressiva. La sua prima diagonale, Tsukara Carpiato a raccolta, e quindi continua in questa interpretazione particolarissima. Seconda diagonale, rondata qui flat, salto con mezzo giro e una rotazione e mezzo intorno all'asse trasverso, serie di salti artistici. La musica di genere contemporaneo risulta veramente di difficile interpretazione. Ultima diagonale, doppio raccolto, molto ben eseguito. E quindi conclude. Veramente una interpretazione eccezionale, molto particolare e forse non di gradimento a tutti, ma sicuramente la sua esecuzione è stata ai limiti della perfezione. Alcune immagini in fase rallentata della sua serie acrobatica, rondata, flip flat e un giro e mezzo. Ecco ora Natalia Lascenova, che ha iniziato il suo esercizio alla trave. Sta eseguendo una parte artistica per prepararsi ad una fase invece di tipo acrobatico. Rondata, salto teso, eseguito perfettamente. Questa atleta ha un'ottima preparazione fisica alle spalle, è cresciuta dal punto di vista tecnico lentamente, ma sempre senza perdere nessuna fase della preparazione fisica e tecnica di ogni esercizio ai diversi attrezzi. È risultata seconda dopo il concorso a squadre, e dietro alla collega Strageva, che abbiamo visto precedentemente al corpo libero. In testa, dopo gli obbligatori, trovavamo la ginnasta Svetlana Bojinskaya, anch'essa russa, cioè dell'Unione Sovietica, e invece dopo la fase della competizione degli esercizi liberi, in seguito ad una caduta alla trave, si è portata alla quarta posizione. Ora la fase terminale dell'esercizio della Natalia Lascenova. Piccolo sbilanciamento nella fase di arrivo, ma un'ottima prestazione a questo attrezzo. Sembra piuttosto soddisfatta. Ecco in fase rallentata la conclusione dell'esercizio, due flip flack e Tsukara di uscita, una uscita di elevatissima difficoltà. E ora al corpo libero vediamo la ginnasta rumena Daniela Silivas. Certamente sta gareggiando per la prima posizione, a differenza della scuola sovietica. La scuola rumena presenta un genere di coreografia sempre più modernizzante e caratterizzato da elementi dinamici, scattosi, però sempre molto ben eseguiti. Ora la ginnasta rumena sta eseguendo la seconda diagonale, doppio avvitamento con salto avanti, combinato ad una seconda diagonale. Quindi una combinazione in avanti e poi di nuovo immediatamente un ritorno verso l'origine. Daniela Silivas ha cambiato il suo esercizio a corpo libero e negli ultimi anni ha presentato tre diverse esibizioni a questo attrezzo,
migliorando sempre di più dal punto di vista interpretativo ed espressivo. Quindi sicuramente c'è una correlazione tra crescita fisica e crescita artistica. Ultima diagonale per la Silva, su un doppio salto raccolta con un piccolissimo sbilanciamento e la finale. 31 per 42 kg. Eccola ancora nelle fasi rallentate di questo esercizio, lei naturalmente tanti allori, seconda a Seul, terza agli scorsi mondiali di Rotterdam, seconda ancora negli ultimi europei di Bruxelles nel mese di maggio. Ancora l'ultima diagonale, ancora una volta ci mostra le sue grandi capacità, la sua grinta soprattutto nell'affrontare ogni attrezzo. Ecco ancora una volta e presentiamo adesso un atleta canadese, Larissa Lowing, nel suo tentativo al volteggio. Ai, peccato, c'è quel recupero, lei infatti si dispera un momento per quella indecisione proprio quando ormai l'esercizio sembrava concluso. L'esercizio infatti è stato molto ben eseguito, purtroppo uno squilibrio nella fase terminale sicuramente comporterà una penalità. Ed ecco Miho Shinoda per il Giappone, è la unica giapponese in gara in questa ultima finale prima dei 20, infatti rispetto ad altre occasioni vediamo poco le atlete giapponesi in questa finale a 36. Si è adesso buono il suo esercizio. Ecco l'uscita per questa atleta giapponese. Discreta la sua prestazione, anche se non di altissimo livello. Ed ecco il secondo salto per Larissa Lowing, che nel primo ha avuto 9.862. Come sempre dei due salti che le atlete presentano, che possono essere sia uguali ma o differenti come contenuto tecnico, si prende il miglior risultato. Ecco, contenta Larissa, adesso ancora una volta un atleta cinese, Chen Kuiting. La Chen Kuiting si è comportata abbastanza bene nel corso della prova del concorso completo, quello che in pratica dava il punteggio per le squadre, arrivando ottava. La squadra cinese si è inserita al terzo posto, quindi avanzando sicuramente dal punto di vista tecnico e soprattutto di combinazione nell'ambito degli esercizi ad ogni attrezzo. Questa atleta dimostra una notevole sicurezza nel lavoro alla trave, e eseguendo serie di collegamenti artistici ed acrobatici con molta determinazione. Bellissimo questo passaggio con una chiusura ed apertura dell'atteggiamento del corpo. Questa ragazza è esplosa a 14 anni nell'86 vincendo i giochi asiatici che furono tenuti a Seul proprio come anticipazione dei successivi giochi olimpici. Un anno dopo ai campionati mondiali si classificò undicesima e quattordicesima nella classifica individuale ai giochi di Seul, appunto, lo scorso anno. Molto valido il lavoro tecnico e precisissima in ogni sua azione. Ha concluso l'esercizio anche molto bene con un doppio salto raccolta dietro. Parliamo adesso di Henrietta Onodi, la prima atleta in ordine di merito dell'Ungheria.
ha una bellissima linea questa ragazza ed è molto dinamica, una combinazione di parte artistica ed acrobatica e quindi dei passaggi di collegamento tra una diagonale e l'altra. Buonissima la seconda diagonale con una serie di avvitamenti, quindi giri artistici e dei passi e delle andature ritmiche combinate al lavoro di arti superiori. Doppio avvitamento, salto avanti, una parte acrobatica inserita in un contesto artistico. Quindi l'ultima diagonale, ondata sul flac, doppio carpiato indietro. Questa ragazza ungherese ha soltanto 15 anni, alto 1,40 m per 31 kg, quindi veramente un fuscello. Si è messa in evidenza nei campionati europei junior di Avignone, nel maggio ai campionati europei di Bruxelles perse la medaglia di bronzo soltanto nella sbarra, soltanto per una piccola frazione di punto. Torniamo a parlare della Brandi Johnson degli Stati Uniti, una squadra americana molto compatta, tre atlete nelle prime 20 che si presentano questa sera, sinora si sono comportate molto bene, anche diciamo una prestazione forse superiore a quanto ci si aspettava dagli Stati Uniti, che in genere presentano delle individualità ma soprattutto dei personaggi che compaiono e scompaiono piuttosto rapidamente, come è d'uso un po' nello sport americano. Sì, questo è vero, comunque pare che abbiano lavorato sodo per questo campionato mondiale. Ora invece c'è un atleta francese alle parallele asimmetriche. Ed è Karine Mermet, l'unica atleta francese presente in questa finale, nelle prime 20, parliamo sempre nelle prime 20 che prendono parte a questa ultima rotazione. Ed ecco Karine Mermet, termina il suo lavoro alle parallele asimmetriche. Ed ecco il nuovo Brandi Johnson, un atleta che ha 16 anni, 1,51 m, 9,900, intanto il suo ottimo punteggio del primo salto, 1,51 m per 46 kg, come dicono le note statistiche, fa ginnastica da quando aveva 6 anni e quindi una delle più esperte della nazionale americana, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Seoul. Questo atleta ha presentato nella seconda prova un salto diverso dal primo, di altissima difficoltà, ribaltato, salto avanti carpiato, mezzo giro. E ora la trave un'altra atleta americana, Wendy Bruce. Pare appunto, come dicevamo prima, che la scuola americana abbia lavorato molto bene per questi mondiali, infatti si è classificata al quarto posto ed ha presentato tre ginnaste nelle prime 20 partecipanti appunto al concorso individuale, cioè le migliori 36. Sta lavorando in modo sicuro, ora la fase acrobatica. Due flip flack, salto teso dietro, ben eseguito, con sicurezza. Anche se il lavoro di queste atlete è deciso e molto sicuro, ci sono sempre delle differenze con le scuole appunto sovietiche e rumene. Infatti si tratta di un discorso squisitamente di raffinatezza del gesto tecnico che ancora queste atlete non hanno conquistato. Cominciano comunque a lavorare senza sbagliare. Buona l'uscita in doppio salto a raccolta dietro con arrivo bloccato. Wendy Bruce per gli Stati Uniti. Ed ecco di nuovo un'atleta romena.
è la Cristina Bontas nella sua prova al corpo libero. Come sempre le romene si fanno notare per il grande dinamismo, la fase acrobatica accentuata rispetto alla fase interpretativa. Sicuramente, questa atleta ha presentato poi una diagonale eseguita molto bene di doppio salto teso indietro, come appunto quelle presentate anche dai maschi, una seconda diagonale con uno tsukara raccolto eseguito benissimo, collegato ad un flip-flop e ad una combinazione artistica. Di seguito immediatamente un altro doppio salto dietro a raccolta. Veramente molto ricca la combinazione acrobatica di questa atleta giovane, che si è fatta notare anche nell'ultimo Grand Prix de Rome, dove ha vinto davanti anche alla sua compagna di squadra Aurelia Dobre. Siamo proprio al termine dell'esercizio di Cristina Bont, che così chiude la sua prova al corpo libero, anche lei una grande interpretazione. Su questo applauso, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Svetlana Boginskaya alle parallele asimmetriche. Sfoggiando un nuovo costume, le atlete sovietiche si presentano questa sera con tutta l'intenzione di non lasciar ad altri il titolo mondiale, continuando così una tradizione che ha visto prevalere gli uomini, poi gli uomini a squadre, le donne a squadre e quindi l'individuale maschile, e questa sera forse anche l'individuale femminile, proprio grazie alla Svetlana Boginskaya, campionessa europea già in gran luce alle Olimpiadi di Seul. Quest'oggi ci è sembrata convinta di voler fare ancora suo con un emplea in questi mondiali. Una prestazione eccezionale quella della ginnasta Boginskaya alle parallele. Sembra veramente grintosa e pronta a ottenere il primo posto. Adesso la terza cinese in gara, sempre nel volteggio, è la Gyeonghu Koe. La Repubblica Popolare di Corea, più o meno simile il costume. E devo dire anche simile un po' l'impostazione stilistica di questa atleta, che risente molto della scuola cinese. Scusate. Ed ecco Gabriela Potorac, terza atleta romena, è veramente un testa a testa, signori. Se la Svetlana Boginskaya non vuole lasciare il titolo ad altri, le romene non sono da meno. Daniela Silivas, la Potorac e naturalmente la Cristina Bontas sono la tutte e sei in pratica le tre atlete sovietiche, le tre atlete romene hanno le stesse identiche possibilità in pratica di arrivare al titolo mondiale. Ed un gioco che si arriverà proprio all'ultimo centesimo per vedere chi ha avuto la meglio. Qui basta veramente la minima imperfezione per compromettere tutta la gara. Sembrano infatti tutte agguerrite per conquistare questa prima posizione. Il lavoro della Gabriela Potorac è perfetto alla trave, come d'altronde la scuola rumena ha sempre presentato a questo attrezzo. È determinata, un lavoro armonioso, preciso nelle fasi di arrivo. Un momento di concentrazione ed ecco la fase di uscita, rondata flip-flop, doppio salto raccolta indietro. Allora ecco qua Gabriela Potorac, 17 anni, 1,49 m per 38 kg, qualche sua dato statistico proprio anche per inquadrare meglio questo personaggio. Anche lei viene dall'esperienza olimpica, anche lei è grande tradizioni di manifestazioni internazionale, ed ecco un'altra atleta della Repubblica Popolare di Corea,
Si tratta della Gwangsuk Kim, ventesima, proprio è stata entrare nel primo gruppo, l'ultima a entrare nel primo gruppo dopo i risultati ottenuti nella classifica che viene dal concorso degli obbligatori e quello dei liberi per il titolo a squadre. Questa ginnasta è molto piccola di struttura fisica, ma lavora veramente come una ginnasta matura con capacità espressive, infatti notevoli. Ha un'acrobatica molto ben impostata, ricca, e varia appunto di rotazioni in volo intorno a tutti gli assi, in avanti e indietro. È molto dinamica e presenta un lavoro, come abbiamo già accennato precedentemente, derivante dalla scuola cinese. Questo un po' per la vicinanza geografica, ma anche un po' per la struttura fisica che presentano. Ultima diagonale, rondata più flat, doppio salto raccolta e una finale molto simpatica. Ricordiamo che le atlete della Repubblica Popolare di Corea non hanno fatto le Olimpiadi di Seul e quindi il riferimento con loro viene a mancare, come per il settore maschile la presenza cubana un po' influito, non nelle prime posizioni forse, ma in quelle centrali sicuramente. Ecco un altro momento e adesso vedremo come sono andate le cose nel complesso della classifica dopo il primo esercizio. E come ormai d'uso il calcolatore fa apparire tutta la classifica delle 16 atlete che hanno già completato tutti e quattro gli esercizi, ma non naturalmente interessa la parte finale. Ecco Cristina Bontas per la Romania 10, il primo 10 che è stato bagnato al corpo libero questa sera, e ancora la Gabriela Potorak con 9,987, e quindi romena in testa, la Silivas terza romena in testa con 9,975 e poi la Olga Strajeva con 9,962, la Vusli, la Boginskaya alle parallele simmetriche, solo si fa per dire 9,950. Quindi una lotta che per adesso vede l'Unione Sovietica sotto rispetto alla Romania, ma non dimenticate che siamo soltanto al primo esercizio e quindi tutto ancora è da giocare. Questa è la parte finale della classifica con la Polokova che abbiamo visto miseramente cadere varie volte con 8,475. Ed eccoci proprio al primo salto della Daniela Silivas nel volteggio, avrà a disposizione naturalmente anche il secondo tentativo, intanto la regia ci propone subito il rallenti di questa sua prima azione. È un volteggio che hanno presentato moltissime ginnaste a questi mondiali, un rondata flip-flack, salto teso con un avvitamento, una buona esecuzione. Ed ecco l'americana Sandy Woosley che era undicesima dopo il concorso a squadre affrontare le parallele asimmetriche. Diciamo che le cinesi e le americane in questa gara rappresentano un po' le outsider in quanto hanno sbagliato pochissimo presentando degli esercizi particolarmente indovinati. Qui abbiamo un passaggio molto particolare. In pratica si tratta del passaggio della canadese, però fatto dallo stagio basso allo stagio alto. Sì, la scuola americana veramente ha presentato un lavoro molto sicuro, questo è stato determinante ai fini appunto della classifica di squadra e si sono ritrovate al quarto posto. Ed ancora Daniela Silivas che ha preso 9,925, forse poco se vuole aspirare al titolo mondiale, e qua veramente lavoriamo sui millesimi di punto, impegnato nel suo secondo salto. Molto bene, un arrivo un po' lungo,
Daniela Sivas ricorda sempre quel volteggio a Seul che per un'inezia gli fece perdere il titolo olimpico. Leggermente più impreciso il secondo salto rispetto al primo, l'arrivo infatti presenta uno sbilanciamento indietro. Subito recuperato, perché sempre la sua forza di volontà le fa contrarre immediatamente tutta la muscolatura per riprendere gli equilibri. La cinese Bo Yang alla trave, ed è una scuola anche questa che si differenzia in qualche modo sia da quella romena che da quella sovietica. Questa ginnasta presenta una caratteristica particolare, è particolarmente mobile infatti a livello della colonna vertebrale, buonissima questa serie acrobatica. Ecco, come possiamo ben vedere, si flette notevolmente presentando caratteristiche da contorsionista. Molto bello il modo di affrontare questo lavoro alla trave, piccola incertezza, e è molto armoniosa. E ha notevole spinta sugli arti inferiori e anche una buonissima apertura a livello degli arti inferiori. Una serie acrobatica con due salti senza l'appoggio delle mani, quindi un lavoro dinamico di collegamento, serie di saltelli, lavoro dinamico anche degli arti superiori. Fase conclusiva che, come quasi tutte le atlete, presenta un doppio salto a raccolta indietro. Molto valida la prestazione di questa atleta cinese. Bo Yang era veramente l'outsider in questa situazione, perché era la quinta subito dopo le romene e le sovietiche, dopo la gara a squadre. Ed ecco, adesso c'è Natalia Lashenova, la seconda delle atlete sovietiche in gara, seconda anche dopo il concorso individuale. Natalia si presenta al corpo libero. Dopo la prima rotazione Natalia Lashenova si trova non nelle prime posizioni. Anche se ha eseguito un esercizio alla trave molto buono, l'imprecisione dopo una grossissima difficoltà in fase di uscita, quindi questa imprecisione all'arrivo l'ha portata a scendere in classifica. Bellissima l'acrobatica presentata, un doppio teso e combinato subito dopo con un altro doppio salto raccolta. Il pubblico sta seguendo appassionatamente il lavoro di questa atleta, un'altra combinazione con un altro doppio salto raccolta, e mentre cresce l'intensità della musica anche il lavoro cresce parallelamente. Un altro doppio salto raccolta in ultima diagonale. Bellissima la prestazione di Natalia Lashenova qui al corpo libero. E non dimentichiamo che questa atleta è stata quinta a Seul e non è entrata nelle finali ad attrezzi proprio perché aveva davanti niente poco di meno che la Shushunova, la Boginskaya, e atlete come Lashenova sono rimaste fuori in altre occasioni, quindi la grande abbondanza che la scuola russa permette in queste finali, anche perché nei finali di specialità due sole atleti e due sole atleti nel settore maschile possono partecipare, il massimo sono 8 atleti e quindi più di tanto non si può, come sono 3 al massimo per la finale di quest'oggi, la cosiddetta finale a 36, sono 2 per ogni squadra nella finale agli attrezzi. Dopo il volteggio dell'atleta ungherese, ecco la canadese impegnata alle parallele asimmetriche.
Ecco il lavoro della Larissa Lowing. Anche lei si è comportata molto bene nell'occasione olimpica. Molto buono l'esercizio di questa atleta, leggermente scattosa nel lavoro delle gran volte allo stadio superiore. Comunque un arrivo stoppato e molto valido il suo lavoro. Ecco il punteggio della Henrietta Onodi al volteggio, 9,90. Ora il suo secondo salto. Ha ripetuto il salto presentato alla prima prova, più o meno con la stessa validità di lavoro, di esecuzione. Ed ecco, termina il lavoro la ragazza ungherese e adesso passiamo alla ragazza giapponese, la Mino Shinoda, alla trave, un'entrata molto interessante, molto sicura, soprattutto la sua. Presenta una buona linea fisica, anche se il lavoro che sta eseguendo alla trave non è proprio precisissimo, alcuni piccoli sbilanciamenti e alcune flessioni, imprecisioni, diciamo, nella prima fase acrobatica hanno caratterizzato il suo lavoro finora all'attrezzo. Ecco il giro perno, esigenza specifica a questo attrezzo, insieme alle serie acrobatiche, alle serie artistiche e alle serie miste acrobatiche ed artistiche. Alcuni passaggi di recupero e di collegamento e la preparazione alla fase conclusiva dell'esercizio in un buonissimo doppio carpio dietro. E su questa immagine Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Ed ecco, ritorniamo in collegamento per vedere la grande Svetlana Boginskaya, qui impegnata alla trave. Per lei è un lavoro in salita, deve naturalmente cercare di confermare la leadership in questa specialità e nel concorso generale. Ha la possibilità di farlo naturalmente come campionessa europea uscente, ma anche per la grande qualità mostrata durante le Olimpiadi di Seul, e quindi è in lizza più che mai per la conquista della medaglia d'oro. Ha avuto una piccolissima incertezza laddove nel concorso squadra era caduta. Infatti si presenta quarta in classifica come graduatoria di entrata. Il suo lavoro comunque è armonioso, fluido e veramente personalizzato. Combina un lavoro scattoso degli arti superiori ad uno molto ampio e morbido, quindi una combinazione di lavoro alla trave molto vario e ben combinato fra parte artistica e acrobatica. L'uscita benissimo, doppio salto dietro, stoppato. Sembra soddisfatta di questa prestazione. 16 anni per lei, 1,63 per 47 kg di Minsk, venuta alla ribalta nell'86 negli europei junior di Karlsruhe e poi a Seul, dove ha vinto l'oro nel volteggio. E qui passiamo a vedere un'altra atleta sovietica, ma prima c'è la Gabriela Potorak al corpo libero. Anche questa rappresentante della scuola rumena
presenta un lavoro proprio di questa nazionale, come la Silivas, la Dobre e la Bontas, la Dobre assente in questa occasione. La sua prima diagonale tuttavia non è risultata buona nella fase di arrivo, sempre un lavoro scattoso con musiche dinamiche. Peccato, un altro piccolo errore nella fase di arrivo della seconda diagonale. Un lavoro di parte artistica molto ampio, lavoro a terra, rotolamenti, passaggi. Adesso eseguito un lavoro in verticale combinato ad un'azione di flessione e di estensione dei piedi. La sua ultima diagonale. Un doppio salto raccolta e la finale. Questa prestazione sicuramente non può essere giudicata a livello di quella della sua compagna Bontas, perché due grosse imperfezioni l'hanno caratterizzata. È un po' una lotta eliminazione qui della Gabriela e delle atlete sovietiche, delle atlete romene. Chi sbaglia va fuori dalla lotta per il titolo. Ed ecco Olga Strajeva, la terza atleta sovietica, insieme alla Lashenova e alla Boginskaya. Strajeva ha concluso al terzo posto le gare del concorso a squadre. Ed ecco la Fan Di, sicuramente la più in forma delle atlete cinesi, anche se nella classifica precedente si era classificata soltanto al nono posto. Buonissimo il lavoro della scuola cinese alle parallele, caratterizzata da una notevole dinamica e da fasi di volo molto ampie, come abbiamo appena visto nel catch-off realizzato da quest'atleta, gran volte combinate a rotazioni e un'uscita con un piccolo sbilanciamento. Comunque è molto buono, molto sicuro l'esercizio della Fan Di, molto sicura dei suoi mezzi, e questo è molto importante anche per l'impressione che dà ai giudici. Vediamo con quale dinamismo fa questo passaggio, veramente notevole. Ed ecco la parte del rallentatore che si riferisce alla parte conclusiva della gara della cinese. Fino adesso ha fatto due esercizi molto buoni, vedremo poi dopo come la giuria lo considererà e il complesso del suo punteggio. Ecco, solo un momento ha recuperato il salto ed ecco Olga Strajeva nel suo secondo tentativo. Ed anche in questo caso, dopo il secondo attrezzo, siamo arrivati alla conclusione, vediamo i numeri. Queste sono le ultime classificate. Dalla sedicesima posizione abbiamo invece la prima in pratica di queste 20 ragazze che compongono la finale. L'Olga Strajeva è passata in testa, quindi l'Unione Sovietica si è ripresa la posizione. Boginskaya è al terzo posto, Bontas è andata al quinto, la Lashenova al nono posto e via tutte le altre atlete. Adesso vediamo un po' le altre, qualcuna in particolare che può interessare. Le americane ancora messe abbastanza bene, abbiamo ancora adesso l'ultima scalata, le ultime sei che vanno praticamente dalla 14esima alla 20esima posizione. Abbiamo la Nodi, la Potorak, la Romena che è praticamente crollata, era nelle posizioni di testa dopo il primo attrezzo, adesso è diventata veramente nelle posizioni di coda. E questo proprio a dimostrazione che nella finale, quando tutti partono da zero e ci si gioca il titolo sui millesimi, basta un non nulla per arrivare
dalla testa della classifica, diciamo quasi alla coda. Eccoci sulla Cristina Bontas, siamo adesso al terzo attrezzo per questa giovane atleta romena, le parallele asimmetriche. Ancora in questa occasione siamo sempre in grado di raggiungere le massime posizioni in classifica per queste atlete, quindi importante ancora una volta è mantenere il massimo della concentrazione. C'è riuscita Cinzia? Sì, questo esercizio alle parallele, a differenza della prova al volteggio, è stato sicuramente migliore. La sua prestazione al corpo libero le aveva regalato meritatamente un 10, poi è scesa in quinta posizione dopo il secondo attrezzo. Adesso potrebbe recuperare, sempre il fatto dipende dalle sue avversarie. Secondo salto per la Wendy Bruce al cavallo, migliore del primo, anche se si è trovata leggermente sbilanciata avanti nella fase di arrivo. Un replay, ecco, attacca la pedana dorsalmente dopo la rondata, un free flack, cioè un ribaltamento indietro, e quindi il secondo volo. Ed eccoci a vedere la prova della Potorac, che possiamo però apprezzare adesso al rallentatore. Una prova sicuramente buona. Cinzia è rimasta soddisfatta di questo salto, anche se si lamenta che tutte le atlete stanno eseguendo sempre lo stesso salto. Sì, sicuramente puntano tutte alla migliore esecuzione. Buonissimo adesso, scusate, il passaggio alla parallela dell'atleta coreana Kim. Sicuramente questi volteggi sono tutti uguali perché forniscono la miglior prestazione alle singole atlete, quindi il più facile da realizzare con magari il maggior punteggio da ottenere. Molto buona la prova della coreana Kim, anche se ha avuto un'oscillazione a vuoto, quindi una penalità, anche se non come una caduta, durante un passaggio intermedio. Eccoci nell'angolo della romena, e infatti è proprio l'atleta Gabriela Potorac che è 9912, comunque un salto apprezzato anche abbastanza bene dalla giuria. Deve eseguire adesso il secondo tentativo, il salto è sempre lo stesso, così viene indicato anche da un apposito cartello. Il salto, questo in particolare, è indicato con i numeri 491, e infatti essendo una libera scelta quella dell'atleta di eseguire un salto che più gli aggrada, i giudici devono essere un attimo preparati per interpretare il movimento. Allora attraverso quei numeri, come in questo caso 491, si fa intendere alla giuria quale sarà il salto che si vuole eseguire. E ancora per la Repubblica Popolare di Corea, si tratta di la Cheng. Ui Yong Chen, questa ragazza che fa vedere anche lei un buon esercizio qui sulla trave. Il fatto appunto della proposta sempre uguale, adesso sentiamo il pubblico protestare sicuramente per il punteggio della Gabriela Potorac, e dicevo appunto dei volteggi sempre uguali, porta anche al discorso che le migliori ginnaste hanno delle esecuzioni molto simili, cioè sono tutte ad altissimo livello, e sul podio saliranno solo quelle che incorreranno nel minor numero di errori intesi anche nei piccolissimi sbilanciamenti, perdite di equilibrio nelle fasi
di arrivo ai salti o nelle fasi di atterraggio dopo l'uscita. Buonissima la prestazione di questa atleta coreana, come già anche le sue compagne, la squadra in toto si è corpo libero con l'atleta sovietica Svetlana Bojinskaya. Diagonale e Sara teso carpiato. Ha una capacità espressiva corporea notevolissima. La seguiamo ora nella sua seconda diagonale, costituita da salti combinati con avvitamento. Sia fisicamente che come si muove, come si esprime attraverso questa gestualità, ricorda un po' una sua vecchia compagna degli anni 70, la Ludmilla Turishera. Anche lei molto espressiva e soprattutto al corpo libero si realizzava attraverso un movimento molto armonioso. Ecco che conclude veramente ottima la prestazione di Svetlana Bojinskaya. Per la 17enne di Minsk, sicuramente una prova che la potrà riportare in alto in classifica. Non è partita molto bene nel primo esercizio, quindi deve fare di tutto per recuperare le posizioni, naturalmente sperare che qualcuna delle sue avversarie metta un piede in fallo. Per lei, campione olimpica nella specialità del volteggio, la possibilità di ben figurare dopo il titolo europeo sarebbe il titolo mondiale, una grande consacrazione. D'altronde quello, Fabio, ecco il 10, e l'avevamo un po' chiamato questo voto, è il secondo 10 della giornata e ugualmente per la seconda volta è venuto dal corpo libero, ormai possiamo interpretare come vogliamo. Dopo la Cristina Bontas, Bojinskaya, e allora sarà forse la giuria del tappeto del corpo libero buona rispetto alle altre, non si sa. Comunque adesso la Olga Strajkova, anche lei in corsa come le sue colleghe sovietiche e le romene per il titolo mondiale. Tutto si gioca ormai in questi ultimi momenti, siamo quasi alla fine del terzo attrezzo. Buonissimi passaggi da uno stagio all'altro dell'atleta sovietica Strajkova, un lavoro perfetto dal punto di vista della tenuta corporea e della tecnica all'attrezzo. Ecco il salto Kachov e una gran volta è un'uscita in Sutara. Peccato perché l'arrivo sicuramente le comporterà una penalità e di conseguenza anche uno spostamento a livello della classifica, uno spostamento magari verso il basso rispetto appunto alla sua compagna che ha appena completato il corpo libero. Forse la più anziana tra le atlete sovietiche, pensate, ha solo 17 anni e noi parliamo già di anzianità. Comunque 1,53 m per 42 kg. È stata sfortunata a Seul perché si è fatta male, quindi non ha potuto poi prendere parte per intero alla competizione. Ai campionati europei a Bruxelles, vinto con squadra l'Unione Sovietica. Ed ecco Fandi, quella che noi oggi vediamo come outsider in questa competizione, lei cinese, Paso di Coccio, insieme a romene
Ai ai ai, l'ho chiamato troppo presto, comunque insieme a romene e sovietiche. Questa caduta mi sembra dovuta ad una perdita di concentrazione, perché il passaggio era veramente molto semplice, era un semplice rotolamento sul dorso, quindi non una grande difficoltà. Sicuramente quindi la mancata concentrazione di un istante l'ha portata fuori dalla base di appoggio tanto ristretta di questo attrezzo, solo 10 centimetri. Aveva eseguito un esercizio alle parallele molto bello, dinamico e con delle grandissime ampie fasi di volo. Ora sta lavorando comunque con classe, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista acrobatico. Ecco un passaggio acrobatico, un salto teso dietro smezzato, cioè con arrivo solo su un arto inferiore e successivamente sull'altro. L'uscita, due full flat e doppio avvitamento, un piccolo sbilanciamento. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. E questa è Daniela Silivas che presenta la sua prova, la parallele asimmetriche. Esce adesso dall'esercizio, per lei è la speranza di poter ritornare a conquistare una prima posizione di grande prestigio in questo mondiale. Abbiamo visto infatti lo sguardo della Boginskaya, sono le due rivali in questo momento, visto che l'Aurelia Dobre e la Shushunova hanno momentaneamente, almeno in parte, lasciato campo alle loro compagne di squadra. Sì, la prestazione è comunque molto buona della Silivas. Ora vediamo la Shenova al volteggio che esegue un salto veramente buonissimo, infatti 10. La Silivas, come dicevo prima, ha eseguito molto bene il proprio esercizio alle parallele, tuttavia ha modificato le proprie combinazioni anche in funzione delle nuove leve, delle nuove forme che con la crescita si sono verificate a livello del proprio fisico. Adesso passiamo a gustarci questa atleta americana, la Trave. Parlando ancora, si tratta della Sandy Housley, parlando ancora del duello tra Silivas e Boginskaya, bisogna dire che un po' tutte le migliori hanno preso grossi punteggi, ma anche sbagliato poi qualcosa. Sì, ad alcuni attrezzi hanno eccelso, in altri hanno presentato quei piccoli sbilanciamenti di cui parlavo precedentemente. Chi meno incorre in questo genere di errore sicuramente salirà sul gradino più alto del podio. Ora l'esecuzione alla trave dell'americana. Sono strutturalmente molto forti, si vede che hanno lavorato a livello di potenziamento fisico, hanno delle ottime spinte e una buonissima tenuta nelle fasi di arrivo. Purtroppo mancano di preparazione fisica a livello di mobilità articolare, e un po' a livello di tutte le articolazioni, e questo si fa notare poi nell'ampiezza del movimento. Ed eccoci ancora una volta a commentare la classifica dopo il terzo attrezzo. Naturalmente non teniamo conto di questi risultati, che sono quelli dei primi 16 che hanno concluso la prova, ma ecco ancora allora la verità: Boginskaya davanti per 29.900 davanti alla Silivas, pensate, per 0,25 millesimi di punto, e terza la Lashenova, anche questa per pochi millesimi di punti, e la Strageva anch'essa per l'Unione Sovietica. Allora la lotta è tra queste tre atlete, diciamo quattro atlete ancora, con soltanto la Daniela Silivas a tener testa a tutte le altre, alle tre sovietiche, e sarà interessante vedere proprio quest'ultimo esercizio.
Ripeto, per la medaglia d'oro la Silivas 0,25 millesimi di punto dietro la Boginskaya. Ed eccoci al momento della verità con Istina Bontas alla trave, un elemento di forza, guardate come è esplosa, come è entrata su questo attrezzo. Per adesso per lei è la sesta posizione dopo tre attrezzi, quindi deve dare il massimo per raggiungere quel 10 che gli permetterebbe di mettere nel carniere il massimo dei punti e poter guadagnare diverse posizioni. Siamo comunque a pochi, dicevo prima, millesimi di punto e non si sa mai, tutto può succedere. Cristina Bontas ancora esegue alla perfezione, le romene su questo attrezzo sono veramente perfette. Buonissima la scuola rumena alla trave, ha superato diverse volte quella sovietica. Hanno una tecnica di lavoro all'attrezzo buonissima, una preparazione non solo di tipo tecnico-fisica, ma proprio di condizionamento psicologico ed emotivo nei confronti della competizione. Infatti la difficoltà della trave non è tanto l'esecuzione degli esercizi che dal punto di vista fisico vengono realizzati facilmente al suolo, ma la capacità di realizzarli su questa ristretta base d'appoggio. Un doppio salto raccolta indietro, perfetto per Cristina Bontas, la sua prestazione è veramente eccezionale. Si potrebbe quasi scrivere un 10 su questa prestazione della Cristina Bontas, già dall'entrata, guardate con che precisione, poi soprattutto la velocità della prima trave di queste rondate che sono eseguite con una perfezione estrema. Nel frattempo vediamo la sovietica Boginskaya che ha fatto il suo primo tentativo al volteggio, la possiamo riapprezzare adesso nella fase rallentata, anche per lei ormai il classico salto presentato da tutti gli atleti. Mi sembra niente da dire su questa prestazione. Assolutamente perfetta e quindi la sua ultima prova penso che le possa permettere di rimanere in prima posizione, sempre che Silivas, ecco, impossibile superare. Bene, con questa votazione possiamo dire che Svetlana Boginskaya è la nuova campionessa mondiale 1989 dopo il titolo europeo. Abbiamo questo titolo mondiale, lei proprio su questo attrezzo, sul volteggio, ha conquistato la medaglia olimpica e quindi ormai niente da fare per tutte le altre atlete. Anche in questo caso vediamo un altro errore da parte di una delle principali pretendenti, la Gabriela Potorak, che era tra le possibili aspiranti della scuola romena. Niente da fare per lei, adesso anche se la Silivas volesse nell'ultimo esercizio potesse prendere un 10, non potrebbe comunque superare la Boginskaya, che naturalmente riprova il suo esercizio, ma ormai tutto fa parte dello spettacolo, niente può toglierle il titolo mondiale. E credo che ormai la soddisfazione sia grande una volta che tornerà vicino, ecco, ormai si è sfogata, lascia andare tutta la sua gioia, ancora una volta l'Unione Sovietica riesce, ed ecco ancora una volta il viso distrutto della Daniela Silivas che ce la mette tutta, ma arriva sempre seconda anche in questa occasione. Abbiamo già visto le sue lacrime a Seul e non so come potrà adesso affrontare questa prova per lei impegnativa all'ultimo attrezzo, sapendo già di non poter più vincere. Su questa immagine io vi ricordo che Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Adesso la Olga Strageva ci mostrerà se potrà insidiare, se non la prima, la seconda posizione che appartiene, dopo il terzo attrezzo, alla Silivas.
e va a sfidarla, si fa per dire, proprio sul suo campo, ovvero sia su questo attrezzo, la trave, che è particolarmente caro all'atleta romena. L'atleta, la Silivas, che vi ricordo, ha vinto il concorso a tutti e tre gli attrezzi, eccetto il volteggio, che è andato appunto alla Boginskaya alle Olimpiadi di Seul. È arrivato secondo dietro a Shushunova nel concorso individuale, quello che probabilmente termina questa sera, ma poi agli attrezzi prese la sua grande rivincita. Ed ecco Olga Strajeva ancora nel suo esercizio, sinora senza errori, davanti alla sovietica compagna di squadra Lashenova e la Silivas. Una piccola imperfezione qui, ma per il resto mi sembra tutto bene, Cinzia. Sì, sta lavorando molto bene, è un lavoro ampio, armonioso. Ricordiamo che a Seul lei proprio a questo attrezzo non ha poi, è incorsa in un infortunio al ginocchio e non ha potuto concludere la sua gara. Discreta, non perfetta la sua prestazione, soprattutto nella parte finale. Ha avuto uno sbilanciamento sopra l'attrezzo e uno nella fase di arrivo all'uscita. Ecco un momento della sua serie acrobatica, flip-flack, salto teso smezzato e nuovamente flip-flack, dove ha eseguito un piccolo errore. Ed ecco la Talia Lashenova, le parallele asimmetriche, anche per lei che ha la terza posizione dopo il terzo attrezzo. Si tratta di vedere se riuscirà ad incrementare il suo vantaggio e portarsi così alla conquista della medaglia d'argento ai danni ancora della Daniela Silivas. Buonissima la prestazione, soprattutto la tecnica con cui ha eseguito questo esercizio. Si può dire una diretta seguace dell'impostazione tecnica alle parallele della Shushunova. Infatti ha un atteggiamento del corpo perfetto in ogni passaggio e ha eseguito dei salti con un'ampiezza notevolissima. Ed eccoci ad ammirare la Daniela Silivas alla trave. Per lei un 10 rappresenta la posizione d'onore, una medaglia d'argento che comunque significa la eccellenza in questa specialità. Applausi a scena aperta per lei, che non ha mai avuto rivali su questo attrezzo. Sono diversi anni infatti che vince la medaglia d'oro sia a competizioni come i giochi olimpici, i campionati del mondo e i campionati europei. Purtroppo, ecco, non sempre va bene, come ha appena dimostrato l'atleta rumena. D'altronde affrontare l'attrezzo sapendo già di essere seconde, quando si punta solo ed esclusivamente al primo posto, non è facile. Dall'espressione del viso e dal modo di lavorare non sembra così convinta come le altre volte. Ed ecco uscire, non perfettamente come è il suo solito, con un doppio salto raccolta. Ha eseguito pause che non le sono caratteristiche e manca assolutamente di quella determinazione che la caratterizzano sempre nel lavoro alla trave. Ecco nuovamente la sua caduta. Ed ecco a terminare come ultimo lavoro questo mondiale 1989 per quanto riguarda il concorso individuale femminile la canadese Larissa Lowing. Ma siamo ancora emozionati per quanto è successo qualche istante fa, perché di fronte al dramma della Daniela Silivas che cadeva dalla trave, abbiamo la gioia della Lashenova, Natalia Lashenova, che prendeva 10 alle parallele asimmetriche. Ed era un momento in contemporanea per il quale un atleta vedeva sfumare ogni... raggiungere una grande...
vista dall'altra, che naturalmente sono dei momenti fondamentali nello sport. Ed ecco a chiudere allora questi mondiali la prestazione che abbiamo visto purtroppo macchiata da una piccola caduta della Larissa Lowing del Canada. Dopodiché avremo l'ufficializzazione di quanto ormai la gara ha detto nelle quattro prove in programma questa sera, con la partenza a tutte le atlete allo stesso punto. Ricordo la prestazione delle italiane, che si sono comportate bene ma che hanno avuto dei grossi problemi entrambe alla trave, sia la Roberta Kirchmeier che è arrivata trentesima, sia la Giulia Volpi che si è classificata 36esima. La Boginskaya, vediamo quel volto che è stato solcato da qualche lacrima di gioia ed è ancora sicuramente emozionata, mentre a fianco a lei la Natalia Lascenova è molto più carica e ancora sorridente. Ed ecco ancora una volta apparire la classifica. Tre russe ai primi tre posti, ovvero sia la Boginskaya, la Lascenova e la Strajeva, a completare un quadro che conferma ancora una volta la grande qualità della ginnastica artistica sovietica in questi mondiali. Niente da fare quindi per la Romania, che si potrà rifare soltanto dopodomani nel concorso agli attrezzi. Ne vedremo sicuramente delle belle e vi invito naturalmente ad esserci anche voi, saremo in diretta. A tutti quanti da Massimo Benedetti e Cinzia Delisi la più cordiale buonanotte.